allarme maltempo, numerosi disagi registrati questa notte in varie zone della Toscana. A Poggio a Caiano, le forti piogge hanno provocato il crollo di parte del muro della Villa Medicea, patrimonio UNESCO. Prato, operaia cinese, trovata morta nel capannone di un'azienda a Carmignano. Ignote ancora le cause del decesso. Partita l'inchiesta sulla fabbrica dormitorio. Ieri sera alla Casa del Popolo di San Bartolo a Cintoia, la cena di raccolta fondi del neonato gruppo Democratici e Progressisti. Circa 250 persone in una serata revival in cui era presente anche l'ultimo scissionista PD, Enrico Rossi. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova edizione di Studio TG. Apriamo il nostro telegiornale parlando di maltempo. Tanti infatti sono stati i disagi riscontrati questa notte su tutto il territorio toscano. A Poggio a Caiano le forti piogge hanno infatti provocato il crollo di 30 metri del muro di cinta della Villa Medicea. Sentiamo il resoconto. Ancora disastri causati dalla forte ondata di maltempo che si è abbattuta dalla serata di ieri su tutta la Toscana. 235 sono stati in tutto gli interventi messi in campo dai vigili del fuoco della regione, che hanno interessato maggiormente i comuni di Firenze, Prato, Livorno, Lucca e Pistoia, a causa dei numerosi allagamenti registrati e di alberi pericolanti. Una nottata convulsa che ha portato a Poggio a Caiano il danno più ingente, il crollo di 30 metri del muro di cinta della Villa Medicea. Le infiltrazioni d'acqua avrebbero infatti provocato lo smottamento del terrapieno ed il conseguente crollo del muro del monumento di importanza nazionale tutelato dalle soprintendenze e patrimonio UNESCO. Nel crollo, una decina di auto in sosta sulle vie pubbliche esterne sono rimaste travolte dalle macerie. Intervenuti nel corso della nottata anche il nucleo cinofili al fine di scongiurare la presenza di persone sotto le pietre, operazione che fortunatamente ha dato esito negativo. Adesso sono in corso una serie di verifiche di stabilità su tutto il perimetro che delimita il monumento, dal momento che si teme il rischio di crollo anche in altri punti dei muri che circoscrivono il parco ed il giardino a causa delle infiltrazioni di acqua piovana. Sul posto questa mattina si è recata per un primo sopralluogo anche la vicepresidente della regione toscana Monica Barni insieme al sindaco di Poggio a Caiano Marco Martini. Continua tuttavia l'allerta di codice arancione fino alle 17 di oggi emessa dalla protezione civile della città metropolitana di Firenze per rischio di vento forte sulle zone del Valdarno. Allerta invece di codice giallo per rischio idrogeologico idraulico sulle restanti aree del territorio metropolitano e sulle aree del Mugello. E adesso una nuova notizia relativa ai danni del maltempo. L'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze ha infatti comunicato che si è verificato il crollo del muro a sostegno della strada regionale 65 fra la frazione di Fontebuona e il centro abitato di Vaglia. Tale situazione si è verificata con ogni probabilità a seguito dell'erosione del torrente Carza esercitata alla base del muro che sostiene la strada. Per ora è stato istituito un senso unico alternato di marcia, non escludendo però la possibilità di una chiusura per motivi di sicurezza. E adesso passiamo alla cronaca, andiamo a Prato, dove una donna è stata trovata morta all'interno di un capannone di un'azienda. La vittima è infatti una cittadina cinese che lavorava proprio all'interno dell'azienda e adesso si indaga sulle cause del decesso. Sentiamo. Aveva 50 anni, la donna di nazionalità cinese, trovata morta all'interno di un'azienda di Comeana nel comune di Carmignano. Il cadavere è stato rinvenuto al primo piano del maglificio sito in via Guido Rossa e condotto da imprenditori orientali dopo l'allarme dato da una connazionale. Come racconta quest'ultima, avrebbe trovato la collega operaia, irregolare, priva di vita, rivolta a faccia in giù, in un bagno chiuso dall'interno. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, la Guardia di Finanza e i Carabinieri. Si è poi rivelato inutile l'intervento degli operatori della Misericordia di Poggio a Caiano, che una volta arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo i primi esami realizzati sul corpo, che non presenta segni di violenza, la morte risalirebbe ad alcune ore prima del ritrovamento. Sono tuttora in corso le indagini per capire le reali cause del decesso della donna, che è stata vista l'ultima volta dai colleghi domenica sera. Secondo quanto riferito dai carabinieri, all'interno del primo piano del capannone, dove è stato rinvenuto il cadavere, sarebbe presente un dormitorio abusivo adibito per gli operai. Ed è stata dunque aperta un'inchiesta proprio sulla fabbrica dormitorio, lungo l'elenco di violazioni messe nero su bianco dalla Polizia Municipale e dai tecnici della ASL, intervenuti per un sopralluogo presso l'azienda di Carmignano. Proprio sulla base delle numerose irregolarità, la Procura, diretta da Giuseppe Nicolosi, ha deciso di approfondire il caso e disposto indagini a tutto campo. Nei prossimi giorni saranno infatti ascoltati 6 operai trovati durante i primi controlli, ma si cercano anche altri lavoratori. E
adesso passiamo alla politica. Ieri sera alla Casa del Popolo di San Bartolo a Cintoia si è tenuta la cena di raccolta fondi del neonato gruppo Democratici Progressisti. Circa 250 persone in una serata revival in cui è presente anche l'ultimo scissionista PD Enrico Rossi. Ce ne parla Alessio Poggioni. Ha il sapore della Marcord dei tempi andati, l'assemblea di raccolta fondi che ieri sera è andata in scena alla Casa del Popolo di San Bartolo a Cintoia, a Firenze. Una sfilza di ex amministratori e nostalgici di esse che si sono riuniti per capire le linee programmatiche del nuovo fenomeno della politica italiana, il neonato Movimento Democratici e Progressisti. A guidarlo un volto che nuovo proprio non è, Massimo D'Alema, che fresco di scissione dal Partito Democratico batte il territorio italiano per contare le forze del suo nuovo gruppo. In platea, tra i circa 250 partecipanti, anche alcuni volti noti, quali parlamentari Tea Albini e Filippo Fossati, Graziano Cioni e Michele Ventura, e ovviamente Enrico Rossi, ormai rilanciato su una piattaforma politica distante da quella che due anni fa l'ha riconfermato governatore della Toscana. L'autoproclamato militante di base, Massimo D'Alema, sale sul palco a fine cena e delinea anche le linee guida del sostegno al governo Gentiloni. Un sostegno con riserva che stride con la richiesta di fiducia totale nell'esecutivo chiesta nelle ultime settimane a Matteo Renzi, sulla quale si sarebbe poi basato l'addio al PD. Oggi invece Massimo D'Alema pone dei paletti. I gruppi parlamentari del Movimento Democratico Progressista Articolo 1 presenteranno al Presidente del Consiglio un'indicazione di atti che noi riteniamo prioritari, diciamo. Innanzitutto le misure necessarie per correggere il Jobs Act, poi misure di lotta alla povertà e poi abbiamo chiesto che il Parlamento affronti finalmente il tema del testamento biologico. A 10 anni dalla nascita del PD, dalla cosiddetta fusione a freddo tra DS e Margherita, la distanza tra i due gruppi rimasti in piedi dopo la scissione è siderale. Da una parte la nostalgia di D'Alema e Rossi per schemi politici che trovano ragion d'essere nella frammentazione garantita dalla nuova spinta proporzionale. Dall'altra il lingotto 2017 di Matteo Renzi, che nella sua e-news, inviata ieri sera, parla di un mix tra analisi delle cose fatte e nuove proposte che vengano dal basso, abbandonando l'uomo solo al comando in favore di un noi ben più collettivo. Il risultato di questa scissione, spesso paventata e oggi effettiva, riguarda per adesso 53 seggi sugli oltre 1000 tra Camera, Senato ed Europarlamento, anche se in determinate votazioni l'appoggio al governo di quei deputati e senatori potrebbe risultare cruciale, come nella logica proporzionale, appunto, tornata oggi, dopo tanti anni, incredibilmente di moda. E adesso parliamo del bando periferie. 3 i comuni toscani ammessi al programma del governo per la riqualificazione delle aree della città. Sentiamo. Bando periferie, Firenze, Prato e Grosseto sono i 3 comuni ufficialmente ammessi nel piano dei 24 progetti convenzionati dal governo. Stamattina la firma del patto a Roma alla presenza del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Un programma, quello delle periferie, che si pone l'obiettivo di erogare convenzioni tese alla realizzazione di progetti di riqualificazione delle aree urbane e periferiche dei comuni d'Italia. Firenze punterà sulla riqualificazione delle scuole utilizzando i 50 milioni di euro stanziati per ristrutturare gli edifici scolastici, ma anche per riqualificare le aree verdi del territorio. 5 le aree di intervento, la periferia ovest ed est del capoluogo, il Mugello, l'Empolese, il Chianti e la Val di Pesa. Il comune di Prato invece mirerà a riqualificare le piazze con l'obiettivo di migliorare il decoro urbano grazie ai 25 milioni di euro messi a disposizione. A Grosseto invece sarà abbattuto l'ecomosto delle Terme di Roselle, al quale seguiranno una serie di progetti di rigenerazione sociale affrontando anche il delicato tema dell'emergenza abitativa. E una piccola rettifica, la firma del patto infatti a Roma non è avvenuta oggi ma nella giornata di ieri. E adesso voltiamo pagina e parliamo del castello di San Mezzano. Il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani ha infatti proposto un tavolo di coordinamento di tutti i soggetti che hanno a cuore il destino del castello. Sentiamo. L'onirico castello di San Mezzano, capolavoro di arte eclettica, è arrivato primo nell'ottavo censimento luoghi del cuore del Fondo Ambiente Italiano, conquistando 50.141 voti e in consiglio regionale sono stati illustrati i risultati di oltre 18 mesi di sensibilizzazione verso questo celebre monumento, a cominciare dall'impegno portato avanti dai comitati come Save San Mezzano. Il castello è chiuso da 25 anni e in tanti ne chiedono il restauro visto lo stato di abbandono in cui versa. Il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani ha proposto un tavolo di coordinamento di tutti i soggetti che hanno a cuore San Mezzano.
Noi come regione siamo disponibili a metterci mano e a mettere anche le risorse necessarie, ma si sblocchi un po' questa situazione che vede questo luogo unico al mondo purtroppo nell'incuria e nell'abbandono con cui ancora oggi lo osserviamo. Prossima tappa, l'attuazione di un piano sinergico tra proprietà, enti locali, regione e Ministero dei Beni Culturali. Un primo passo per l'avvio di questo percorso è stato quello di diventare il luogo del cuore del FAI. C'è già stato un primo contatto con la proprietà e appunto noi speriamo che questo possa essere un segnale positivo. Adesso bisogna dialogare, bisognerà avere pazienza, lavorare con buon senso. L'obiettivo di tutti è ovviamente quello che il castello possa essere recuperato finalmente. Il castello di San Mezzano rievoca i più celebri monumenti dell'arte moresca, dal Taj Mahal all'Alhambra. Un monumento unico nel suo genere, FAI ed Intesa San Paolo hanno messo a disposizione un contributo di 54.000 euro da utilizzare per un progetto che preveda azioni di tutela, recupero e valorizzazione di questo luogo del cuore. E adesso andiamo a parlare dell'indagine Istat sugli indicatori demografici che parla di un'Italia sempre più anziana e di un minimo storico per le nascite. Ce ne parla Alessio Poggioni. Se il buongiorno si vede dal mattino e in termini di futuro il mattino è incarnato dai neonati, l'Italia ha davanti a sé anni davvero difficili. A dirlo è l'ultimo report presentato dall'Istat che fotografa alcuni parametri demografici del nostro paese. Il numero forse più rappresentativo e drammatico è quello delle nascite, dato che il livello minimo raggiunto nel 2015, quando i neonati sono stati 486.000, è stato aggiornato in negativo nel 2016, con circa 16.000 nascite in meno. Una riduzione pari al 2,2% che interessa tutto il territorio nazionale e mentre si fanno meno figli, aumenta dall'altra parte l'aspettativa di vita, tanto che il saldo finale tra nascite e morti è negativo di 134.000 persone, come se ogni anno una città come Ferrara sparisse dalle cartine geografiche. In realtà, a risollevare le sorti di un paese in caduta, ci sono i flussi migratori che portano sul suolo italiano circa 135.000 persone all'anno. Vale la pena soffermarsi anche su un altro paio di numeri. Intanto, la riduzione delle nascite interessa tutto il territorio nazionale, anche se a macchia di leopardo, e l'unica provincia in controtendenza è quella dove la qualità della vita è più alta, ovvero Bolzano, che registra magicamente un più 3,4%. La media d'età in cui le donne fanno il primo figlio è praticamente ovunque sopra i 31 anni e il numero medio di figli per ciascuna è in calo per il sesto anno consecutivo e si assesta a 1,34. In tutto questo la Toscana non fa eccezione, se non in negativo, visto che da noi il saldo della crescita naturale arriva addirittura a meno 4%. In questo dato partecipa una speranza di vita leggermente più alta rispetto alle altre regioni del nord e del sud Italia. I capoluoghi che reggono meglio la crisi della natalità sono Pisa e Livorno, mentre Firenze è tra le più colpite. La Toscana infine si conferma leader nell'accoglienza degli stranieri, essendo la regione con il saldo migratorio con l'estero più alto rispetto a tutte le altre, e anche per questo risulta in linea con il dato nazionale sull'età media dei suoi abitanti, che si assesta sui 46,7 anni. Insomma, i numeri da sé possono dire poco, ma la fotografia dell'Istat, che prende in esame il lasso temporale che va dal 2002 al 2016, parla chiaro. L'Italia invecchia tutta quanta, e in particolare il centro-nord. A tenere la galla sono i flussi migratori. Il fenomeno, visto su scala internazionale, riguarda tutto il vecchio continente ed è per questo che negli altri paesi sono già attive politiche mirate al ripopolamento. Una soluzione con cui anche l'Italia, prima o poi, dovrà confrontarsi. E adesso parliamo di città metropolitana, dove il Consiglio si riunirà il 9 marzo. Convocato per il 9 marzo il Consiglio metropolitano di Firenze. L'assemblea si riunisce a partire dalle 10 in Palazzo Medici Riccardi. Tra i punti all'ordine del giorno, cominciando dall'amministrazione dell'ente, ci sono l'approvazione del piano esecutivo di gestione, la ricognizione della dotazione organica del personale, l'adesione della città metropolitana al bando multimisura PIT, sigla che significa progetti integrati territoriali. Voltiamo pagina per le infrastrutture. Nel corso del Consiglio metropolitano si parlerà dell'accordo tra Regione, Città metropolitana e Comuni di Fucecchio e San Miniato per la redazione del progetto di fattibilità dell'intervento di adeguamento e messa in sicurezza della SRT 436 da San Pierino nel Comune di Fucecchio all'intersezione con Via Marconi nel Comune di San Miniato. Ancora strade con la cessione gratuita tra Autostrade per l'Italia e Metrocittà e tra Città metropolitana e Comune di Calenzano di aree acquisite per l'adeguamento di alcuni tratti della strada provinciale 8. Tra gli altri temi, il rinnovo della concessione dei locali di San Bartolo a Cintoia al Giardino di Archimede, un museo per la matematica, l'approvazione delle modifiche statutarie dell'Associazione Muse e il regolamento sulle modalità di gestione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale. Ed è tutto per questa edizione di Studio TG, vi ricordo l'appuntamento alle 20.35 con Telegram e alle 21.20 con Zona Gol. A tutti l'augurio di una buona giornata.